Il Consiglio dei Ministri è sul punto di varare, proprio in queste ore, il decreto con le misure che sono destinate a contrastare l'emergenza del coronavirus, emergenza soprattutto economica. Aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese con un sostegno di circa 25 miliardi, che sono una parte di quelli mobilitati che invece sono 350 miliardi, ma questi arriveranno subito e la Cura Italia prende forma ma con un maxi decreto che è approvato dal Consiglio dei Ministri e sta per essere limato nelle parti finali. La parte più colpita è sicuramente la Lombardia. Il sistema sanitario sembra in grande crisi. Il governo quindi si prepara a varare misure speciali per frenare non solo i contraccolpi economici dell'emergenza coronavirus, ma anche per sostenere la sanità. Ci saranno alberghi requisiti, cliniche private che sono messe a disposizione degli ospedali pubblici, la creazione di fabbriche per produrre mascherine. Nessuno verrà lasciato solo, così ha detto il ministro del l'economia Roberto Gualtieri e il Premier Conte invece ha detto far lavorare in sicurezza medici, infermieri e tutto il personale sanitario è la nostra priorità. Siamo impegnati per questo ed è l'unica cosa che conta. Ma se l'emergenza continuerà, allora le misure che sono state prese nel mese di marzo potranno essere proiettate anche sul mese di aprile. Il governo ha mobilitato finanziamenti per circa 350 miliardi, che corrispondono a una cifra equivalente ai 550 miliardi stanziati anche dalla Germania per il proprio paese.